tutti. Allora, questo è il trucco che ho realizzato oggi e l'ho realizzato tutto con la palette Puppets di Pupa e una vecchia trousse. E niente, questo era un trucco che avevo realizzato per un concorso di Pupa che aveva fatto su Facebook, però non avevo fatto il tutorial, avevo solo messo la foto. Spero che vi piaccia, seguitelo, un bacione, ciao! Ok, allora io ho già messo la mia base e quindi andrò a prendere la mia trousse. Questa è una vecchia trousse Pupa Puppets, Puppets, non so come si dice. E me l'aveva regalata la mia sorellina. È una delle mie prime trousse. Figuriamoci. Allora, prendo il bianco shimmer. Non guardate in che stato è la mia trousse. Questo qui. E lo metto all'angolo, nell'angolo dell'occhio. Adesso prendo l'oro e lo metto nella metà della palpebra mobile. Ok, adesso prendo il color rame. E lo do nell'ultima parte dell'occhio e vado anche un pelo sopra la piega dell'occhio. Sono andata anche un po' sotto. Ora, non vi preoccupate troppo di sfumare perché poi sfumeremo tutto alla fine. Ora prendo il marrone scuro, questo, e lo metto per fare, per dare profondità. Prendo il pennello per sfumare e incomincio a sfumare tutto. Ora prendo di nuovo il bianco shimmer e creo il punto luce. Vado anche un po' sotto col marrone scuro, ma appena appena. Il colore sotto gli occhi non si deve quasi neanche vedere. Adesso prendo un eyeliner marrone, io ho questo della Golden Rose, il numero 6, e l'avevo preso perché aveva dei colori stupendi e ho detto il marrone non ce l'ho, prendo. Guardate, è un marrone veramente bello, scuro, un testa di moro quasi. L'unica pecca di questo eyeliner è che non dura molto. Ovvero si deve stare attenti perché sennò va via molto facilmente. D'inverno non lo so perché l'ho preso quest'estate, però d'estate tende a sparire.
mettiamo l'eyeliner. Un filo. Ecco qua. Ora, per dare lucentezza, metto un po' di eyeliner oro, questo qui. Questo non c'è, è andata via la scritta della marca, quindi non so, perché è abbastanza vecchio come eyeliner, vedete? E gli do una passata sopra quello marrone. Adesso dentro l'occhio metto per illuminare lo sguardo. Se mi dispiace non ha registrato, allora vi spiego cosa ho fatto. Ho messo il matitone bianco dell'Astra, quello per lo smokey eye, il bianco perla, numero 61, dentro l'occhio. Poi ho messo il mascara, ho riempito le sopracciglia, le ho fissate con il gel. Ho messo questo blush, questo colore qua. E sulle labbra ho messo il Glaze Well Shine dell'Avon Acid Pink. Comunque rosa ghiacciato in italiano. Niente, questo è il trucco finito. Mi dispiace se vi siete persi gli ultimi passaggi, ma non me ne sono proprio accorta. Spero che il trucco vi sia piaciuto. Un bacione grande grande. Al prossimo video.